Allora, salve ragazzi. Allora, stasera voglio fare una polemica, ok? Perché mi sarei anche un pochino stufata. Allora, voglio parlare della figura del naturopata, così come tutti gli altri, ok? Allora, essere naturopati è vero, si parla molto oggi che tutti si dilettano a fare naturopati, i counselor, si parla anche di omeopati, i massaggiatori, iridologi, i shatsuko, i riflessologi e così via, ok? Allora, intanto voglio essere ben chiara. Io sfiderei chiunque a studiare naturopatia, a farsi 3 anni con tutto il tirocinio pari a 1200 ore, tale e quale ad un'università, non solo, ma non fatta solo di teoria. Allora, perché oggi si va a scuola, si va a fare l'università, si sta da 3 a 5 anni sui libri, ma in pratica non si fa mai nulla. Tanto che quando si esce dall'università si riesce a fare ben poco, purtroppo, e siamo costretti a reinvestire per riaffiancarci a professionisti, a ripagare soldi per iscriversi a eventuali master e così via. Allora, essere naturopata una figura molto difficile. Allora, a me mi dispiace essere attaccata, diciamo, ma non personalmente, parlo di categoria, ok? Perché comunque oggi se ne sente dire tantissime, se ne scrive altrettante. Io stessa, anche sul gruppo Passo per Passo, posso rigirare notizie dette e fatte, a volte risultano delle bufole, a volte no, però comunque sia, io ho sempre cercato di mostrarmi ed espormi per l'esperienza. Allora, io ho studiato molto, mi sono impegnata tantissimo, non si parla di 3 anni, ma ne ho fatti praticamente 5. Un corso di naturopatia fatto da 13 materie, di cui tutte hanno richiesto l'esperienza. Abbiamo fatto ore e ore notturni di lavoro interiore, seminari e weekend fatti di meditazione dove ti mettono, diciamo, a specchio con te stessa e devi per forza affrontare tutti i tuoi demoni. Abbiamo fatto lavori con tutte le tipologie di trattamenti, quindi abbiamo affrontato l'alimentazione con percorsi lunghissimi di depurazione, ci siamo messi alla prova. Io ho sempre parlato delle mie esperienze, di tutto ciò che parlo prima ne ho fatto prova su di me. Non mi ritrovo a consigliare qualcosa se non è raccontata esplicitamente dalla mia esperienza. Inoltre, chiunque abbia fatto il mio mestiere o fa il mio mestiere o vorrà fare il mio mestiere e quindi essere naturopata, non dipende da noi. Purtroppo, se non siamo riconosciuti, il non riconoscimento non è richiesto da noi, ma non è dato dal governo. Ok? Quindi, se facessero l'università della naturopatia, io sarò la prima iscritta, semplicemente per poi mettere davanti la parola dottore, dottore, dottoressa Parisi Valentina. Non lo possiamo fare. Al naturopata non è concesso fare niente. Io con i miei video cerco semplicemente di mettermi nei vostri panni, perché io sono stata, io non parlo alle persone che già sanno, si capisce. Perché sono molto semplice nelle cose, le spiego sempre basandomi sulle mie esperienze. Vado, se volessi andare più a fondo, troverei ovviamente un altro sistema e non certo mettendo la mia faccia sul computer, ok? Dove mi possono vedere tantissime persone e pertanto essere attaccata anche con grande facilità. Essere un naturopata professionista significa essersi liberati di tutti i propri demoni, e parlo della parola demone perché sono dei cancri che teniamo dentro di noi e sono tutti i nostri problemi, le nostre paure, le nostre debolezze, la nostra zona di comfort molto piccola, i nostri limiti, i nostri attacchi di panico, i nostri problemi familiari, i nostri problemi economici, i problemi che ci sono rimasti all'interno della nostra mente, che magari sono nati da piccolini, i problemi con i genitori. Qualsiasi cosa deve essere affrontata bene e deve essere tolta, bisogna sciogliere ogni singolo nodo. A quel punto solo possiamo esclusivamente affrontare delle persone davanti, quindi mettersi davanti ad una persona e riuscire a sentirsi liberi per poter mettersi bene in contatto con questa persona che ci sta chiedendo aiuto. Allora, ho letto diverse notizie in quella, ma i naturopati, ma il counselor, ma l'iridologo, ma lo shiatsu e così via, e non sono medici, sono ciarlatani, non sono qui, non sono là, eccetera, eccetera. È vero, possono esserci qualcuno che diventa naturopata in 3 giorni, ci sta.
A chi fa questo, gli dico poi di esercitarlo veramente, questa professione, perché dal momento in cui ti metti di fronte ad una persona che ti sta chiedendo aiuto e lo fa, come posso dire, in maniera empatica, quindi mescolando quello che è la sua relazione con la tua, non lo so quanto in 3 giorni tu riusciresti a sopportare quello che può accadere, diciamo, emotivamente. Fare il naturopata significa fondersi con il proprio paziente, perché non posso usare neanche la parola paziente, quindi voglio mettere la persona, tra la parola paziente tra due virgolette, anzi quattro, due a destra e due a sinistra. È basato sull'ascolto, è basato appunto su un'empatia che si crea, è basato su un lavoro che è la persona che decide di fare e non un consiglio che un naturopata dà. Succede una magia attraverso la naturopatia e quindi naturopatia come medicina olistica, come medicina alternativa, e anche questo secondo me è un'offesa, perché che significa medicina alternativa? Le discipline che sono venute oggi e che appartengono oggi alla medicina alternativa sono quelle che esistevano da 5.000 anni e avanti Cristo, sono le prime discipline. Forse la medicina alternativa è quella, è la medicina che è normale, quella a cui siamo abituati, di cui non ne dobbiamo fare assolutamente a meno. Io sono contraria con tutti quelli che consigliano di non andare dal medico, di non prendere farmaci, assolutamente. Non mi voglio abbassare o diventare padrona Dio in terra e dover gestire la vita degli altri, ma soprattutto la salute degli altri, perché questo non è giusto. E chi dà questi consigli, per quanto mi riguarda, può essere anche chiamato ciarlatano, se vogliamo. Ok, tanto oggi se c'è la notizia, le Iene lavorano anche per questo, no? E almeno una puntata sì, una puntata no, se si parla di qualche mago che si improvvisa guaritore, che legge cancri, tumori, e appunto, che è poi la stessa cosa e così via. Io voglio che capiate una cosa: quando si inizia un percorso di naturopatia, si inizia un lavoro con noi stessi. Io non sapevo poi che poteva diventare per me, cioè che io potevo essere anche un punto di riferimento per delle persone. Non me lo sarei mai immaginato una cosa del genere. Io, come racconto nel mio racconto della mia vita, chi sono, che è il primo video che io ho messo online, ho avuto un percorso ben preciso, fatto di dolore, fatto di malattie, fatto di bisogni, fatto di tantissime cure mediche, affiancata da tanti dottori che non. Con me non ce l'hanno fatta e quindi io ho dovuto per forza trovare una soluzione, e l'ho trovata perché sono stata perseverante, l'ho trovata grazie alla conoscenza e allo studio delle medicine alternative. Ok? Quindi il naturopata è una professione molto particolare, che va in profondità, ma non perché vuole andare in profondità, perché se si comincia a lavorare insieme, in profondità ci scendiamo, è una cosa inevitabile. Questo è il lavoro del naturopata. Io penso che sia molto più semplice. Ora dico una cosa forte, arriveranno una marea di messaggi che mi attaccheranno, ma non mi interessa, però penso che sia molto più semplice avere la possibilità e la competenza di poter scrivere un qualcosa sul foglio di carta da consigliare e prendere senza averti toccato, senza averti guardato negli occhi, senza sapere poi realmente chi sei, quali sono le tue emozioni, perché stai così, che paure hai oggi, per esempio, no? Dato che viviamo in un mondo dove siamo pieni di paure. E penso che sia molto più semplice, perché se io dovessi, e me ne dispiace per questo che a quei tempi non avevo capito, però se io avessi scelto probabilmente la professione della medicina, e poi quindi avrei sicuramente voltato poi anche nella medicina alternativa, come la medicina tradizionale cinese, l'agopuntore per esempio, mi piacerebbe tantissimo, non lo so quanto mi sarebbe bastato, perché comunque i mali della gente sono tanti, i mali che sono all'interno delle menti delle persone sono tante, così come nella mia. E quando si arriva e si va a contatto con queste cose, anche in profondità, e parlo sempre di quest'onda che si fonde, che riesci a percepire mano a mano che mediti, mano a mano che conosci te stessa, perché tutto nasce da lì. Se sei una persona che prega veramente, che crede veramente in qualche cosa, che pratica la meditazione veramente, che ha voglia di scoprire se stesso, che conosce il suo corpo, che quando sente un dolore si accorge perché ha questo dolore,
che sa distinguere gli alimenti che mangia e quindi li conosce e sa che se mangia questo alimento cosa può succedere, per esempio, di bene o di male, ok? Conosce le piante e quindi fa delle scelte anche a livello di rimedi naturali. Comincia a vedere un pochino più in là, magari guarda meno la televisione. Succede qualcosa che è inspiegabile e io spero che intervengano persone che hanno fatto il mio stesso percorso. È veramente una cosa inspiegabile. Succede una specie di allontanamento. È come se in questo, nella vita normale ci troviamo qui, a un certo punto vieni aspirata e cominci a vedere tutto il tuo mondo che stava qua da quassù. E questa è una cosa, ragazzi, che ti immobilizza, ti ingessa. Ti spaventa perché non riesci, ci sono sempre stata qua, le mie cose, i miei colori, i miei bisogni, le mie amicizie, il mio lavoro, tutto quanto stava qua. Quando mi sono trovata quassù ed ho visto tutto quello che era qua, vi posso assicurare che non è stato per niente facile. Mi sono fatta aiutare, ho continuato a combattere comunque contro questa cosa e la curiosità mi ha aiutato ad andare a fondo e a volte è stata proprio la curiosità invece che mi ha messo in una bella, come si chiamano, palude, insomma, di quelle che ti aspirano, le sabbie mobili, in una bella sabbia mobile e fino a che non mi sono trovata fino a qui e non ho tirato fuori la rabbia e la forza anteriore per poter uscire e quindi per chiedere aiuto anche alle persone giuste e non è facile, ragazzi, per niente. Quindi io posso sembrare semplice, posso sembrare una persona che può dire delle solite cose, però io voglio che voi capiate che queste figure, le persone che decidono di intraprendere queste tipologie di percorsi sono persone che hanno voglia di capire e che guardandosi allo specchio stanno dicendo basta a qualche cosa, capite? Quindi io mi sembra che ho messo 64-65 video, salvo il vero, in ognuno di loro ho cercato di darvi semplicemente, io ho cercato di portare un po' quello che ho fatto per mettervelo gratuitamente. Io quelle cose che ho detto, ovviamente non posso dire tutto, non posso parlare di tutto, no? Perché potrei fare, mi hanno chiesto corsi di fiori di Bach, mi hanno chiesto i bani derivativi, mi hanno chiesto insomma, di parlare anche più approfonditamente, se no diventa semplicemente un canale gratuito. Io posso oscurare invece altre persone che fanno il loro lavoro a pagamento, quindi bisogna che dia dei cenni in quell'anno. Mi posso mettere qui e fare una TV gratuita dove le persone si connettono e vengono a conoscenza di nozioni importanti dove io ho pagato dei professionisti che mi hanno lasciato delle dispense. Quindi io devo stare sempre molto attenta a ciò che dico. E quello che dico deve essere esclusivamente basato sulle mie esperienze, perché sennò vengo attaccata. Capito? Perché io non sono regolare perché non sono riconosciuta, però dobbiamo iscriverci, bisogna aprire partita IVA, abbiamo una numerazione fiscale assurda che molte volte non conoscono neanche i commercialisti ai quali bisognava iscriverci per cercare di essere un pochino più tutelati. Ti iscrivi a qualche istituto, qualche elenco, perché non abbiamo gli albi, abbiamo gli elenchi che ovviamente non ti proteggono, non esistono assicurazioni per noi, quindi oltretutto chi decide di fare questo lavoro rischia anche, e tutto perché non ci mettono una regolamentazione. Allora, la mia domanda è perché? Perché? Ditemelo voi perché? Ditemelo voi il perché. Vi voglio solamente far riflettere, la risposta non ve la posso dare, però perché si studia lingue, si studia architettura, si studia di disegno, si studia biologia, economia e commercio, tutto. Perché non si studia la medicina alternativa? Perché si studia solamente la medicina allopatica, la normale? Perché? Io voglio studiare medicina tradizionale cinese, guarda un po', e voglio diventare un professionista in Ayurveda. Perché non esiste un corso riconosciuto?
Fatelo, lo fate, non vi preoccupate, io sono la prima a segnarvi e pago per questo, come iscrivermi a qualsiasi tipo di università. Quindi so che voi che mi seguite non solo mi volete bene, perché comunque ricevo privatamente tantissimi messaggi da parte vostra e di questo vi posso solo ringraziare. Però ce ne sono moltissimi altri che snobano le figure come me. Io non parlo, fortunatamente non me personalmente, perché io sono stata attaccata sulla mia pagina di Polline Fresco Congelato più volte da recensioni fatte da persone che mi vogliono buttare giù poi alla fine e con le quali poi c'è una partita, probabilmente ci sarà una partita aperta, non lo so, io spero comunque di no. Comunque sia, poi parlando anche con gli altri, è proprio demoralizzante questa cosa, perché il lavoro fatto è profondo, è veramente profondo, è toccante. Si arriva a dei punti dove dobbiamo sentire dolore per tirare fuori quello che ci abbiamo. Dobbiamo piangere molto per perdonare, perdonare se stessi e perdonare gli altri che magari ci hanno fatto male nella nostra vita. E quindi non accetto il fatto di appartenere alla categoria dei charlatani. In nessun senso, non lo accetto proprio. Quindi, se avete qualcosa da dire, ben venga, si può creare una bella discussione. Volevo semplicemente fare questo chiarimento. Ok? Io vi ringrazio come sempre e spero di riuscire a parlarvi presto. Ciao, buonanotte.